bilancio appuntito. Hai sentito? È tornato alla torre! Certo che è audace quel mascalzone. Prendiamolo! Tutte le unità mi seguono! Ben, dove ti eri cacciato? Dove sono i vestiti? Corley si è fermato ai box. Ha una vescica piccola come un ditale, amico. Ripporca? Non lo vedo già da un po'. Ben, allora cos'è questa storia? Trovato niente per la strada? Credi che ci metteremo nei guai? No, ci siamo già. La testa in un cestino, col pieno mi rovino. Ma quando mi scoppia intorno... ringrazio il destino, ma il cielo con mano si tocca quando una donna in sella scocca. Dai, vecchio mio, sei nel mirino. Dai, fai qualcosa di criminale, come tendere una trappola a qualcuno. Ah, la trama si complica. Non dovevi ridere di me in quelle riunioni, Malcolm. Che psicopatico. Presa. Ehi, guarda cosa ho trovato tra i cespugli. Cos'è? Si chiama presa dal gorilla. Vieni che ti faccio vedere. Ho una macchina fotografica. La prendo io. No, a lei ci penserà Nestor. Tu hai un impegno importante con gli altri della famiglia Corley. Giusto. Ma ricordati di distruggere quella macchina fotografica. Sì, va bene, ho capito. Adesso, Malcolm, che ne dici di una per la strada? Corley. Corley. Beh, suppongo che Rip Burger non potesse aspettare le cause naturali. È proprio da lui colpire un uovo con la lampo aperta. Rip Burger ti ha fatto questo? Sì, sapeva che stavo per morire. E sapeva che il mio testamento l'avrebbe lasciato senza lavoro. Vuole impossessarsi della Corley Motors, Ben. Venderla agli stranieri. Licenziare gli operai. Iniziare a fare furgoncini. Mi hai capito? Furgoncini!
Devi fargli del male, Ben. Promettimi che gli farai molto male. Te lo prometto. Voglio che sia mia figlia a prendere le redini della società. Hai una figlia? Sì, ed è un vero genio della meccanica, Ben. Ha riparato il suo primo carburatore a 4 anni. La chiamavo la Baby Dynamo. Trova mia figlia, Ben. Trova Maureen. Maureen. Ripburger è in vantaggio. Spero che Maureen riesca a badare a se stessa fino al mio arrivo. Posso capire l'arma. Ma perché ha preso la macchina fotografica? Per chi lavora questo tizio? La Corley Motors? Nestor, cosa diavolo si sta muovendo laggiù in quel mucchio? Non lo so, Rip, ma penso che quel mucchio sia Bolus. Sì, ora ricordo. Tu saresti quello intelligente, giusto? Ecco la baracca di Mo, ma non vedo la limousine. Forse li ho preceduti. A pensarci bene, forse no. È come se qualcuno avesse rastrellato questo posto in fretta. Non sono rimasti altro che detriti e quella macchina fotografica rotta. È aperta. Non c'è pellicola. Mo aveva detto che non possedeva una macchina fotografica. Ecco la foto di Mo con lo zio Pete al ranch Visoni. Ci andava ogni volta che aveva bisogno di evadere. Ecco, è tutto quello che ho per ora. Questo è il mio pistone. Ascolta, ho davvero bisogno di un passaggio. Ben! Ehi! Ben, non c'è tempo per parlare. Sai, puzzava là dentro, ma non ricordo d'aver mai dormito meglio. Devi aiutarmi. Cerca il mio direttore a Corville. Digli che ho fotografato l'omicidio di Corley. Hai le foto? Sì, ma qualche criminale mi ha rubato la macchina fotografica. Quindi, non hai nessuna foto? Beh, ho seguito quel tipo a Mallowid, ma non ho intenzione di avvicinarmi. Mi ucciderebbero. Cerca il mio direttore, mi deve tirare fuori da questo guaio. Ecco un lasciapassare falso per superare il blocco stradale. La mia carriera dipende da quelle foto. Aiutami, Ben, sei la mia unica speranza. Ah, non preoccuparti, te lo devo. Se si tratta dello stesso tizio che ha ripulito la casa di Mo, allora era la macchina fotografica di Miranda che ho visto. Ma allora, chi ha la pellicola?
Ehi, assassino! Cosa? Ehi, tutto a posto. Il tuo segreto è al sicuro con me. Quale segreto? Non hai visto il notiziario? Ancora una volta, apriamo con la notizia del momento. Malcolm Corley, proprietario della Corley Motors, è stato trovato morto in un bar appena fuori dalla città di Melonwood. Apparentemente, il benevolo patriarca e amministratore è stato selvaggiamente colpito al collo e alla testa. Selvaggiamente e senza pietà. La polizia ha arrestato una nota banda di motociclisti fuorilegge chiamati Polecat. No. Ad eccezione del loro capo che è ancora in libertà. Sono stati piazzati dei blocchi stradali sull'autostrada 9 per acciuffare questo criminale pericoloso e violento. Siamo stati raggirati. Blocchi del cavolo. Non avrei dovuto lasciare la banda. Non voglio saperne niente di questa faccenda. Non crederai mica di farmi complice di questa storia. Stai calmo, amico. Ascolta, ti dico cos'è successo. Te l'ho detto che non voglio essere coinvolto. Anch'io ci riuscirei. Non ci penso affatto. Sembra che tu abbia tempo da perdere, per non parlare di tagli e graffi. Ti sto distraendo? Lascia che ti mostri come farlo. Non ci penso affatto. Il camion fuori è tuo. Mi serve uno strappo. Ti sembra un taxista? Vai al diavolo. E comunque non fanno passare nessuno per questa strada. Neanche i camionisti. Mi hanno fatto tornare indietro. Affari di polizia. Porci. È stato bello parlare con te. Che gente simpatica qua dentro. Emmett non è proprio un tipo, come si suol dire, a posto. Ah, mangiati la lingua, maiale. Alcuni membri della banda sono agli arresti, ma il loro capo è ancora a piede libero. Le autorità hanno diffuso bollettini a tutti i posti di blocco. Hanno i Polecat. Le ultime notizie dicono che il capo dei Polecat potrebbe avere come complice un giovane meccanico. Maureen. I due sono ricercati dalle autorità per essere interrogati sulla morte violenta del magnate delle moto Malcolm Corley. Interrogato sull'imminente assemblea degli azionisti, il vicepresidente della Corley Motors, Adrian Rickberger, ha dichiarato quanto segue. Non possiamo continuare tranquillamente questa assemblea degli azionisti fino a quando i responsabili di questo misfatto non saranno arrestati. Sta complottando qualcosa. Ci vuole morti prima dell'inizio dell'assemblea. Le autorità stanno ancora cercando il capo dei Polecat e il suo complice, entrambi considerati pericolosi ed armati. Le ultime notizie dicono che il capo dei Polecat potrebbe avere come complice un giovane meccanico. I due sono ricercati dalle autorità per essere interrogati sulla morte violenta del magnate delle moto Malcolm Corley. Lascia che ti mostri come farlo. Non ci penso affatto. Lascia che ti mostri come farlo. Non ci penso affatto. Lascia che ti mostri come farlo. Non ci penso affatto. Lascia che ti mostri come farlo. Non ci penso affatto. Lascia che ti mostri come farlo. Non ci penso affatto. Lascia che ti mostri come farlo. Non ci penso affatto. Lascia che ti mostri come farlo. Non ci penso affatto. Lascia che ti mostri come farlo. Solo se chiuderai il becco. Thank you.
dannazione. Dannazione. Ah sì, sei proprio bravo lì. Sei patetico. Lasciami provare ancora. Solo se chiuderai il becco. Patetico. Lasciami provare ancora. Solo se chiuderai il becco. Ascolta, ho davvero bisogno di un passaggio. Non ci penso affatto. Perché? Hai paura di qualche poliziotto? No, perché tu non mi piaci. Non farà certo bene al tavolo. Ehi, sporco maiale. Sì, Emmett? Farò qualche incisione carina su questo tavolo per un po'. Va bene. Il cliente col coltello ha sempre ragione. Ho appena ucciso un tizio. Fra un secondo ti piacerò di più. È stato bello parlare con te. Ascolta, ti dico cos'è successo. Te l'ho detto che non voglio essere coinvolto. Cos'è? Carta d'identità falsa di un investigatore federale. Potrebbe essere utile in uno di quei blocchi stradali. Mai sentito parlare di questo posto? Il ranch Visoni dello zio Pete. Mi ricordo che era una specie di fattoria di donnole, o simile, giù per la strada. Sull'autostrada 9, dall'altra parte di quei dannati blocchi stradali, compravo la carne di visoni a buon mercato e la vendevo alle mense delle scuole. Quello sì, che era un piatto prelibato. Che ne dici se si parte? Che succede se controllano il retro e trovano la mia moto? È sotterrata da un ammasso di fertilizzante concentrato. Fidati, nessuno andrà a rimuovere quella schifezza. Ora dovrai entrare nel vano motore. Il vano motore? Ehi, contrabbando roba da una vita e posso assicurarti che vale più di te. Quindi poche chiacchiere. Infilati alla svelta e vedrai che arriveremo alla fattoria in mattinata. Spero che col cambio te la cavi meglio che col coltello. Davvero divertente. Fantastico, puzza di benzina. Amo gli incendi ai motori. Piacente, solo le macchine della polizia possono passare. Sono con i federali, controlla pure. Cosa? Di cosa si tratta? L'operazione forza agricola clandestina. Cosa c'è dietro? Fertilizzante. Va bene, circolare.
Spero che becchiate il vostro uomo, amico. Ci siamo fermati. Problemi col camion. Tubo lento, niente di grave. Io ho già tirato fuori la tua moto. L'ho messa laggiù. Bene, è stato un piacere. Devo andarmene adesso, sai? Aveva davvero una perdita di carburante. E ha preso il mio tubo per ripararlo. Quel camionista morirà per ciò che ha fatto. La stalla è chiusa. Quante moto. Quante moto. Niente ricordi. Ne basteranno le cicatrici per ricordarmi di questo viaggio. Lucchetto resistente. Non ho niente. Non ho niente. Questa deve essere la finestra da cui Maureen si affacciava da ragazza, sognando della sua vita dedicata a riparare tostapane. Questo è il simbolo dei Vulture. Non posso credere che Mo fosse una dei Vulture. Ma pensandoci bene, come potrebbe aver avuto questo acceleratore se non... Non ho niente. Non ho niente. No. Sembra pelliccia di visone. Non mi occupo di pelliccia. Funzionerà senza il tubo. Io non cammino. Io non cammino. Il camionista morirà per ciò che ha fatto. La stalla è chiusa. Thank you.
Niente ricordi. Ne basteranno le cicatrici per ricordarmi di questo viaggio. Quante moto. Non ci metto certo bocca là. No. Frusaglie e un tubo che posso utilizzare per la moto. Non penso che Mo si offenda se li prendo in prestito. Mo. Il carburante. Perché fugge da me? Penserà di avere tutto il mondo contro. Credo di capire come si sente. Te la sei cercata. Sei morto. Quell'insegna significa che mi trovo in territorio Kenfish. Questo carico non vale nulla. Fratelli, ci hanno imbrogliato. Ritorniamo alla miniera. Questo posto sembra deserto. Forse il capo si è sbagliato. Lei non verrà qui. Verrà, verrà. È solo che noi siamo arrivati prima. Dobbiamo solo stare qui ad aspettare. Sembra che Emmett abbia scaricato qui. Molto peso su quei bambini. È sprangato. Non voglio comprare niente. Molto peso su quei bambini. Bene, è tutto. Ora non c'è nulla che la tenga su.
Che casino. Che casino puzzolente. Forse ne prenderò solo un po'. Direi che è un pericolo della strada. Guarda come scappano. È stata colpa di Nestor. Salite presto, ho un piano. Faremo uscire quel superstite di Corley con una moto. Capo, ma lei ha già una moto. Sì, ma su questa ci lavorava con suo padre. È una questione emotiva, non cercate di capire. Ora muovetevi. Qualcosa mi dice che il ponte è fuori uso. Non a piedi. Tuta sperimentale d'aviatore del professor Schmetterling. Una delle tante vittime della gola. Il famoso salto della gola poi a Oga effettuato da Ricky Miran. Questa è l'ultima foto scattata del professor Schmetterling. Avviso. Saltare la gola poi a Oga, anche se allettante, è molto pericoloso e illegale. Consigliamo ai transgolisti di usare il ponte della gola Poyaoga di recente costruzione. Guidate con prudenza. Trapezisti, deltaplanisti, palle umane di cannoni. In molti hanno cercato di attraversare la massiccia gola Poyaoga. In molti hanno fallito. Tranne che Ricky Miran, la torcia umana, il quale ha saltato la gola su una moto di serie della Corley. In seguito fu scoperto che aveva modificato la sua Corley con un acceleratore truccato classe distruttrice a combustibile solido e un elevatore a cuscino d'aria. Miran ha detto che sarebbe stato felice di ripetere il salto per rifarsi la reputazione, ma la sua rampa speciale fu rubata da una misteriosa banda di motociclisti che assaliva i camion. Acceleratore con rinculo ed elevatore a cuscino d'aria, eh? Grazie del consiglio, Rick. Hai ragione, però. Mi serve quella rampa.
Padre Torsio! Non ti ho più visto da quando ti sei ritirato dai Polecat. Ehi, Ben, come va la mia banda? È una lunga storia. Che ci fai da queste parti? Beh, andare in pensione è un po' noioso, Ben. Così ho pensato di venire sulla strada della vecchia miniera a cercare guai. Sei in cerca di risse? La strada della vecchia miniera è stata costruita per questo, ragazzo. Padre Torsio, ho bisogno del tuo aiuto. La banda è in carcere e la legge... Ben, non sono più il capo dei Polecat. Sei tu. Non vedi che sono in ferie stabili? Hai qualche consiglio da darmi, Torsio? Ah, Ben, chi è più duro di te? Nessuno, ma i Rottweiler sono più brutti. Non hanno molto in zucca. Sono sicuro che li potrai sistemare. I Voltor sono veloci e sono pazzi. Quelli con quegli acceleratori sono duri da sconfiggere. Ricorda bene, Ben, non è una questione di muscoli, è una questione di tempismo. Cos'è la storia dei Kenfish allora? Stai attento, Ben. Non sono tipi sportivi. Assaltano i pezzi grossi. Fa parte della loro religione. Lasciali perdere, sono ciechi sicari spietati. Come guidano i Kenfish se sono ciechi? Sono ciechi perché portano quegli occhialini strani per proteggere i loro occhi abituati all'oscurità. Speciali sensori negli occhialini captano i puntini in strada e altri grossi oggetti o masse che li aiutano a orientarsi. Che maniaci, Conosci una via intorno alla gola Poyaoga? Una via intorno? È lunga dei chilometri, Ben. Che succede? Non ti piacciono i ponti? È saltato in aria. Oh, che peccato che non l'ho visto. Bene, potresti saltarlo come Ricky Miran. I Cavefish hanno la sua rampa nel loro covo. Lo sai. Dov'è esattamente il covo dei Cavefish? Da qualche parte su questa strada. Non potrai vedere l'entrata invisibile senza quegli strani occhialini dei Cavefish. Non posso più parlare, Ben. Sto mangiando troppe cimici. Bene. A tempi migliori, padre. Mandali all'inferno, Polecat. Questa sì che è una cosa di cui non ho mai avuto bisogno. Non tocco niente che non abbia le ruote. Non ci metto certo bocca là. Ha ha.
Ma cos'è quella roba? Un acceleratore truccato a combustibile solido? Ma sì, certo! Ta-ta-ta! Mio vecchio amico, come si chiama? Piacere di vederti completamente riabilitato. Le mie nocche cominciavano a crudere. Non fermarti! Che sei venuto per una lezione di dolore. Fai molta attenzione, questo sarà tutto quello che vuoi fare. Thank you.
iniziare. Questa sì che è una cosa di cui non ho mai... Sembra buona per essere usata.